visti i presenti, la cosa coinvolge più da vicino, ragazzi. È una partita da vincere a tutti i costi, perché comunque il Feyenoord comanda il girone con 6 punti, seguito dall'Atletico Madrid a 5, poi c'è la Lazio a 4 e chiude il Celtic, fanalino di coda, con un punto. Diciamo che in un certo senso questa è una sorta di gara di spareggio dopo il 3-1 patito dagli uomini di Sarri a Rotterdam contro l'11 di Arne Slot, che recupera anche Wiffer, mediano classe 99. Quindi Feyenoord che sarà al completo, ma Santiago Jiménez che non segna da 2 partite. Questa è una notizia dopo 13 gol nelle prime 9 di campionato in Eredivisie. Potremmo appellarci a quello. Comunque sia, al di là di tutto, al di là della formazione olandese, degli uomini che schiererà, la Lazio deve dare il meglio di sé a prescindere, perché questa è una di quelle notti dove si deve giocare per vincere. Se è arrivata fino a qui è proprio, magari si adrona nella retorica più banale possibile, per giocarsi queste partite qui. Vai Emiliano. Ma io non so più che pensare, tu lo sai che io ero sempre ottimista pure dopo le prime di campionato. Io mi sono stufato, ti dico la verità, cioè a me non mi era mai capitato che a novembre io non vedessi l'ora che finiva il campionato. È una cosa veramente, Bologna per me abbiamo toccato proprio il fondo. Ma nemmeno l'anno di Mendieta, quegli anni lì dove andava tutto male, o il primo anno di Lodito, 2005. Ma lì eravamo ancora ubriachi della Lazio dei Gragnotti, e i primi anni di Lodito erano talmente difficili che comunque era oro. Ma io quest'anno è una cosa... Io ti dico, togliere contemporaneamente dallo spogliatoio Milinkovic e Radu apporta a questo. Cioè noi siamo una squadra senza attributi, siamo una cosa penosa, veramente. Cioè la Lazio è una squadra che prende un gol dopo 24 secondi e ha in 44 minuti più recupero fa zero. Cioè è una cosa irrispettosa verso tutti, verso chi va lì, verso chi la segue, verso chi... Ai tempi miei una cosa del genere non sarebbe mai stata tollerata. Basta. Ti passo subito la palla, Francesco, perché stavamo parlando della Lazio, proiettandoci alla partita, quella che si giocherà domani allo Stadio Olimpico contro il Feyenoord di Arne Slot. Però avevamo fatto anche un passo indietro alla partita del Renato Dallara con il Bologna, dove Emiliano giustamente evidenziava che se c'è stata una Lazio nel primo tempo che ha giocato, nel secondo sono stati 44 minuti e passa di nulla, no? Ma sì, ormai è una squadra purtroppo in attacco prevedibile, che segna poco, e innanzitutto ha perso la solidità difensiva dell'anno scorso, questo è già un brutto segno, ma in attacco io non voglio ovviamente essere ingeneroso con Immobile, perché ha fatto la storia dei biancocelesti, però il suo calo sta andando peggio delle aspettative, cioè tutti un po' ci aspettavamo che fosse in fase calante, però qua mi sembra la situazione un po' preoccupante, perché poi Castellanos è un buon giocatore, però a quei livelli devi avere una specie di co-titolare, cioè Castellanos è una buona riserva, e anche al primo anno in Italia ed è normale che ci voglia un po' di tempo per ambientarsi, però quando hai un Zaccagni comunque prevedibile, neanche al 100% fisicamente, e ti manca un centravanti che Sarri ha sempre avuto, poi tra l'altro un vero bomber che ha sempre fatto segnare tanto, è normale poi che soffri, che non trovi continuità, però ecco, secondo me la sfida contro il Feyenoord, che è una squadra comunque molto temibile, ma anche con una difesa molto che concede tanto, potrebbe essere l'occasione giusta, considerando che è quasi un dentro fuori, quasi un'ultima spiaggia, per trovare quelle vittorie un po' scasciacrisi, che ridanno un po' di entusiasmo, perché ce n'è bisogno oggettivamente. Però sì, ma tra le altre cose tu hai sottolineato un aspetto importante, e poi vengo da te Emiliano e ti chiamo in causa proprio su questo, perché il Feyenoord, secondo me, noi abbiamo avuto un'immagine distorta dal fatto che lo abbiamo perso per 3-1 lì a Rotterdam, perché poi se andiamo a vedere il campionato è terzo a 7 punti dal PSV capolista. L'ultima ha vinto con l'RKC Valvic, ma la prima l'ha persa con il Twente, quindi questo che ci dimostra che è una squadra sì forte da rispettare, ma non è neanche una squadra imbattibile, no? No, ma certo, ma la Lazio è più forte, con tutte le difficoltà del caso, con una stagione partita non proprio con il piede giusto, però
cioè pareggiare in casa con il Feyenoord lo considero un passo falso, quindi comunque e in questa situazione di classifica a maggior ragione puoi solo vincere, cioè c'è solo un risultato a disposizione. Sì, sì, ma infatti quando tu non eri collegato lo stavamo dicendo. Prego Emiliano, volevi aggiungere qualcosa? No, io non capisco che c'entra Immobile in una disamina della Lazio da adesso, che parte titolare da 4 partite, una società che è andata a prendere il centravanti del Girona, che ha fatto meno gol di Murici l'anno scorso in Spagna, che non segna neanche con le mani, che è un giocatore che cioè, noi ci siamo fomentati per un gol con l'Atalanta, quando invece potevi andare a prendere lui per magari prepararlo e sperare, perché può essere anche un acquisto intelligente se tu poi ci vedi qualcosa, ma bastava andare a prendere uno pronto per il campionato di Serie A, Ciccio Caputo qualunque, che segna anche oggi. Mi sa che no, Ciccio Caputo no, vabbè, dai, è l'avanti con l'età, però magari un Pinamonti, dai, per essere uno, più... Uno Pinamonti, così. Uno che conosce il campionato, cioè, non era difficile, uno per sostituire Immobile, uno che conosce il campionato italiano. Noi non compriamo un giocatore che conosce il campionato italiano dai tempi di Tommaso Rocchi. Però secondo me sai qual è la discriminante, Emi? Che secondo me non era stato fatto il ragionamento, e qui coinvolgo anche Riccardo, di andare a sostituire Immobile. Si è fatto il ragionamento di prendere uno che piano piano potesse fare il panchinaro e poi prenderne le redini, non sostituirlo proprio nell'immediato. Poi ci sono state situazioni contingenti che invece hanno fatto cambiare drasticamente tutto, perché a inizio stagione non è che ci aspettavamo che Ciro avesse uno score così basso, perché poi è vero che ha fatto 3 gol, ma ci sono stati anche dei rigori. Riccardo, prego, dovremmo aver risolto i problemi col microfono. Ok, intanto ditemi se sì, va bene. Ok, perfetto, già lo sentiamo. Ok, perfetto. No, io sono d'accordo con te sul fatto dell'immobile. Jonathan era sicuramente stato preso per avere un inserimento più graduale rispetto a quello che sta avvenendo adesso, perché sinceramente nessuno si aspettava un Immobile così in difficoltà, e non è solo questione diciamo di finalizzazione, cioè che sta segnando poco, è proprio un problema di condizione fisica, si vede che lui fa fatica. Anche quando entra adesso con Bologna si vede che fa fatica proprio a livello fisico. Quindi sicuramente Castellanos è stato buttato dentro subito, secondo me va dopo un po' di tempo, perché qualche cosina secondo me si intravede. A me sinceramente non dispiace Castellanos. Si mangia qualche gol di troppo, almeno fino a questo momento, però è molto utile nella fase di, secondo me, di non possesso, anche, cioè secondo me la con lui presta meglio, riesce a prestare molto meglio rispetto a prima. Io rimetterei Felipe Anderson che giocava come l'anno ma però no, andiamo anche da Bonini. No, perché c'è una cosa divertente su Castellanos, se poi intervieni liberamente come volevi fare, perché in tutto questo il Girona l'ha venduto, ma è primo in classifica in Spagna. esatto. 2 punti sopra Real Madrid. No, io sono d'accordissimo con Riccardo, cioè su Immobile a me fa ridere un po' il tifo, vabbè, ma non ne siete voi il caso ovviamente, il tifo che dice che Immobile è diventato improvvisamente scarso. È ovvio che andando avanti con l'età la condizione fisica viene meno, Immobile sicuramente ha fatto delle sue fortune, proprio la condizione fisica con cui arrivava proprio ad ogni partita con la fame, quindi in questo momento è sicuramente quello il problema principale per Immobile. Poi che non sia Castellanos in grado, questo non lo so, lo sapete meglio voi, però volevo appunto dire qualcosa su Immobile perché ultimamente ne sento veramente tante, non solo su Immobile, su tante cose sul calcio. Io ormai ho aperto questa polemica con i personaggi che straparlano un po' nel web e quindi. Beh, io e te siamo finiti anche in una nota lista nera, quindi di Ma conseguenza lo c'è. sai che forse mi ha mandato. Non ho capito bene se mi ha cancellato, però devo capire. E diciamo, quindi ti chiamo proprio in causa in un momento nevralgico, vale a dire Immobile o Castellanos per questa partita con il Feyenoord, anche perché poi c'è il derby, quindi questa è una sorta di staffetto o ballottaggio che ormai ci riporteremo in tutte le partite chiave della stagione della Lazio. Io sono per l'idea ad oggi che un Castellanos dà tantissimo alla squadra, ma non è un Ciro Immobile. Ciro Immobile è la bandiera che anche a livello di umori unisce un po' il tutto.
Certo è che Immobile ha delle condizioni precarie fisiche, lo possiamo vedere bene in partita. Castellanos è ancora sulle così, montagne russe, quindi dobbiamo vedere se uno è in condizioni anche mentali e fisiche, e sto parlando di Ciro Immobile, invece per Castellanos sarebbe una riprova che deve dare a se stesso e deve dare alla squadra. Quindi a mio dire, attenzione, fossi Sarri inizierei a cambiare il ritmo e a vedere anche chi ha come staff tecnico che allena la squadra, preparatori e mental coach. Io fossi Sarri, non vado a puntare l'allenatore a livello di tattiche, perché ha sempre funzionato, o più o meno con la rosa che ha a disposizione. Andrei più a intravedere quello che sta succedendo dietro, ossia, come vediamo, scarica, almeno a mio dire, ripeto, ho visto la partita che ha fatto venerdì, perché... l'ho dovuta vedere a tutti i costi, volevo capire in che situazione fisica. Tanto le vedi tutte le partite? Le devo vedere tutte, assolutamente, però un conto è vederle per lavoro, un conto è vederle per piacere. Secondo me sono due cose completamente diverse. Quella l'ho dovuta più per l'ho vista per lavorarci sopra, per andare a vedere quelli che sono i dati e le statistiche, che anche se i numeri non fanno niente, i numeri portano a qualcosa, senza lanciare frecce. Sai che interessante. E a me i numeri mi porta Federico De Renzi, che se si parla di Lazio non si può non invitare uno dei maggiori ambasciatori della lazialità, perché lo ha fatto per anni a Città Celeste di Roma, continua a farlo sui social, un mio caro amico, un giornalista che della Lazio ne ha fatto uno stile di vita, ma già da prima. Ciao Fede. No, grandissimo. Un abbraccio a te e a tutti gli ospiti, soprattutto a Francesco, che mi fa piacere ritrovare con grande. Anche per me, grande Fede. Ciao a tutti. Ciao. Allora, io vengo da te e poi faccio anche replicare Emiliano, che stava per dire qualcosa, perché diciamo, ti faccio un attimo un recap, Fede, di quello che stavamo dicendo. Sì. In sostanza stavamo parlando di questa vigilia della partita che porterà la Lazio ad affrontare il Feyenoord di Arne Slot. Abbiamo parlato di questo, abbiamo parlato anche poi di come è stata affrontata soprattutto negativamente nel secondo tempo al Dall'Ara di Bologna la sfida di campionato contro i Felsinei, e poi ovviamente eravamo arrivati al punto di parlare di questo eventuale ballottaggio nella sfida con gli olandesi tra Ciro Immobile e Tati Castellanos. Tu in che corrente di pensiero stai? Poi ti lascio esprimere anche su questioni pregresse, la partita di Bologna e quant'altro. Prego, Fede. Allora, io credo che in questo momento debba, visto che è una partita comunque che ha un aspetto decisivo per quanto riguarda la possibilità di approdare agli ottavi di finale di Champions League, l'allenatore deve decidere di scegliere il giocatore che in questo momento gli dà maggiori garanzie. Allora, è chiaro che secondo me anche con il Bologna l'unico che ha creato sicuramente delle occasioni pericolose, se così possiamo dire, è stato proprio lo stesso Castellanos, no? Perché poi quindi io credo e propendo nell'utilizzo dell'attaccante argentino. Poi vediamo, perché poi sono due giocatori che secondo me in questa stagione potranno sempre tornare utili ed essere utili per il proseguo. Però ad oggi sicuramente fra i due giocatori il più in forma è Castellanos, quindi io propenderei per l'utilizzo dell'attaccante argentino. Però poi vediamo, insomma, quali saranno le scelte da parte di mister Sarri. Chiaro che ci giochiamo molto, e però lo vedo bello pimpante, insomma, nonostante anche appunto la prova di tutta la squadra sia stata insufficiente nei confronti del Bologna, ma io propenderei dal primo minuto ad utilizzare Castellanos, se poi vedremo. No, anche perché poi questo è uno snodo cruciale, come stavo dicendo, della stagione, perché ci sarà il derby. Il fatto che il derby capiti subito dopo questa partita con il Feyenoord, diciamo, non dico che il calendario non ha dato una mano, però sono due gare nevralgiche, perché comunque questa ti porta un 70% dell'eventuale qualificazione se la vai a vincere. Però mentalmente stai anche al derby, che anche quella è una partita importante che devi vincere, sia per l'onore cittadino che per la classifica. No, guarda, io non credo che mentalmente la squadra sia già proiettata al derby. In questo momento credo che la squadra sia concentrata sulla partita del Feyenoord, e poi
si resetterà tutto e si giocherà poi da mercoledì o comunque da martedì sera, finita la partita, ci si proietterà al derby. Il derby purtroppo in una città come Roma, che io vivo da tantissimi anni, è cruciale. Non sarà mai una partita come le altre e sicuramente insomma, la vittoria o la sconfitta nel derby potrà secondo me appunto essere un termometro importante per il proseguo del campionato sia della Lazio che della Roma da qui fino alla fine del girone d'andata, perché una vittoria o una sconfitta potrà poi cambiare insomma anche l'impatto. È stato sempre così. Quindi, però, in questo momento io credo che la Lazio sia concentrata principalmente sulla partita appunto di domani sera con il Feyenoord, che è un crocevia fondamentale, e poi si resetterà tutto in occasione del derby, a partire però dalla fine della partita con il Feyenoord, non prima. Sì, ma quello, guarda, io lo credo anch'io, però chiaramente non ti parlavo tanto per l'importanza del derby, che come hai sottolineato bene te, a Roma rispetto ad altri contesti ha una valenza ben specifica, ma proprio per una situazione di classifica, perché questa è una partita che ti prendi eventualmente il derby, ma anche una risalita in graduatoria. Vado da Emiliano e poi da Francesco, perché Emiliano voleva intervenire, Francesco ha alzato la mano, quindi vado in ordine in questa direzione qui. No, ma io velocissimo, che il punto di vista di Deborah su quello che succede dietro è proprio interessante, cioè quello sarebbe proprio da approfondire, perché la Lazio è proprio, va a metà delle altre squadre e quindi non è sbagliato, è proprio è uno spunto proprio interessante su un gioco che poi fa della velocità proprio la tua forza, la velocità sia di pensiero, non gira nella testa e nelle gambe nella Lazio. Per quanto riguarda... Ma secondo me il punto nevralgico è proprio questo, perché se comunque gli schemi sono quelli, cioè ci impiega talmente tanto tempo quando fa l'analisi tattica Sarri, che io non sono convinta che il problema sia lui, cioè io credo che il problema stia dietro, a livello proprio psicologico, che questi giocatori per arrivare a giocare con quei schemi devono avere velocità nelle gambe. Cioè noi vediamo 50 minuti di partita e poi completamente persi. Cioè noi dobbiamo ringraziare che la scorsa partita Ciro Immobile ha segnato su dischetto. Ma non però posso dire una cosa, guarda Deborah, scusami se intervengo, certo. Secondo me sono ad analizzare due partite differenti, perché con il Bologna, se fosse finita 0-0 la partita, secondo me non avrebbe rubato nessuna delle due squadre, perché effettivamente il Bologna ha fatto la stessa partita della Lazio. È chiaro che adesso la Lazio ha delle grosse difficoltà, soprattutto nell'andare nel recupero della partita, però è stata colpita a freddo, ma poi non ha avuto la possibilità in 46 minuti del secondo tempo di recuperarla. Però purtroppo Sarri fa parte di uno di quegli allenatori che a livello di scolarizzazione, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo, ha bisogno di tempo, e il fatto che manchi un giocatore come Milinkovic-Savic purtroppo è stata una situazione molto difficile. Adesso sembrerebbe, da due o tre partite a questa parte, che il centrocampo titolare sia Guendouzi, Rovella e Luis Alberto. Però voi dovete immaginare che la Lazio per due anni consecutivi ha giocato a memoria con lo stesso centrocampo, ovvero Luis Alberto, Cataldi e Milinkovic. Adesso due dei tre titolari del centrocampo sono venuti meno e sono arrivati da solo due mesi. E purtroppo con Sarri c'è bisogno di questo. Quello che è mancato alla Lazio, ma come anche alla Roma, è sicuramente una continuità di risultati, perché quest'anno si sono alternate delle prestazioni sicuramente straordinarie a prestazioni sicuramente molto molto brutte. Io per esempio dico che sicuramente peggio della partita con il Bologna c'è stata la partita in casa con il Genoa, che secondo me è stata proprio una partita orribile, mentre con il Lecce comunque... c'era anche un rigore per la Lazio, perché poi è vero che è orribile, però le partite sono fatte di episodi. Comunque bene o male con la Fiorentina 4-5 palle gol decisive ci sono state, poi l'hai vinta al 95esimo su calcio di rigore e va bene, però comunque le azioni le hai create, ma con il Bologna è stata proprio una partita bruttissima. Quindi quello che però scusa se te lo dico, tu sai che al centrocampo ti manca qualcosa? Cioè Sarri a inizio anno sapeva già che doveva lavorare più al centrocampo che rispetto agli altri ma ci vuole rispetto ad altri allenatori più tempo nell'assimilare proprio perché è vecchia scuola, però tu devi essere circondato di persone competenti e sapendo che il tuo punto di partenza è la linea centrale. Tu non puoi pensare ad altro,
Milinkovic-Savic portava il baricentro proprio, cioè ti faceva partire la squadra. A te manca ad oggi, perché tu mi dici Guendouzi è stata da 5,5, riesce a creare qualcosa, ma non è identico a Milinkovic. No, non ha altre caratteristiche, insomma, sicuramente totalmente diverse. Un giocatore, cioè, Sarri si sveglia, ma io ti ripeto, per me la colpa non è di Sarri. Scusa, hai ragione Francesco, mi taccio. No. Aspetta, no, però ti volevo dire una cosa, come la colpa non è di Sarri? Cioè, no. Hai fatto appena un'analisi dove in qualche modo lo incolpavi, dove venivi a capo dicendo di quello che stavo dicendo io all'inizio. In parte diciamo che è anche colpa sua, questo va detto e non dobbiamo avere paura a dirlo. No, perché ti dico, noi sappiamo com'è lui, cioè noi sappiamo che il suo gioco può funzionare con determinati tipi di calciatori. Però io quando magari tu non eri presente, stavo evidenziando ad Emiliano che giocare solo in una maniera, per quanto il tuo partito e il tuo spartito possa essere fantastico, è limitativo, perché io facevo prima l'esempio di Thiago Motta, che è un allenatore giovane emergente, che ha tante variabili tattiche, che non gioca solo in una maniera. Quindi secondo me... Non vorrei dire eresie, perché poi questo ce lo dirà solo la storia. Ormai il gioco di Sarri sta diventando prevedibile, perché ormai sono di Inzaghi anni che gioca così. Cioè, ti rendi conto che quello di Inzaghi è uguale a quello di 3 anni fa? Eppure puoi dire che Inzaghi sta facendo un lavoro pessimo. Hanno due rose completamente differenti. Benissimo, hanno due rose completamente differenti. Ma lui l'anno scorso non aveva la stessa identica rosa. È una squadra che deve vincere lo scudetto e che comunque anche Inzaghi gioca sempre con lo stesso modulo. Ma poi, ragazzi, la differenza, poi l'allenatore è importante, ma la differenza la fanno i giocatori in campo, perché poi se Lautaro Martinez gli inventa un gol come fa il Bergamo, che da tutte le parti segna, comunque ci sono dei giocatori che sono chiave, che poi sì, fanno, però Fede e poi vado da Tommaso, sì, quello che dico io, in contesti dove magari la partita non la determinano, cioè in un contesto come l'Inter, tu sottolineavi, lì la determinano anche e soprattutto i giocatori. Però in contesti come la Lazio, l'allenatore poi diventa fondamentale, perché ti deve dare quel plus in più e quell'upgrade in più per poterti mandare oltre, come è stato l'anno scorso con il secondo posto, che rosa alla mano non era nelle corde della Lazio, sei andato oltre ogni aspettativa. Francesco e poi Tommaso. Sì, io volevo dire una cosa, ragazzi, di cui si parla poco, però molto pertinente anche con l'argomento che stiamo tracciando. L'anno scorso, che non c'era un vice Immobile, sappiamo che Immobile è stato fuori a lungo, Sarri si è trovato a usare una soluzione di emergenza, Felipe Anderson falso 9, che quest'anno non è stata mai riproposta, e mi stupisco, perché poi i problemi in attacco ci sono, soprattutto adesso poi che Pedro, che sarebbe poi quello che gioca esterno, ha ritrovato un'ottima condizione fisica. Quindi come mai secondo voi non viene mai presa in considerazione questa ipotesi, che è un paradosso, perché adesso di centravanti ce ne sono due? Però ricordo la trasferta a Bergamo, ricordo il 4-0 Francesco, perché appunto hai preso un altro attaccante che hai pagato comunque bene, e quindi gioca lui. Ecco qual è il discorso. Anche perché te l'ha detto pure Sarri, ha detto proprio, l'ha risposto proprio Sarri. Però è una soluzione, l'anno scorso aveva portato dei frutti. Cioè ogni tanto può anche giocare Pedro esterno, Felipe falso 9, Castellano se lo tiene ad arma in corso. Cioè, ripeto, l'anno scorso ci sono state ottime vittorie con questa soluzione, quest'anno mai presa in considerazione, e non è che la Lazio stia facendo chissà quanti gol, quindi io ogni tanto la userei. Il problema è che Pedro secondo me entra meglio dalla panchina piuttosto quando gioca dall'inizio. Ma no, scusami, anche perché poi parliamo di un giocatore di 36 anni, quindi anche quello influisce. Prego Tommaso. No, a te Francesco faccio la domanda, ma qual è lo step successivo che doveva avere la Lazio dopo un secondo posto in campionato? Bella domanda. Non c'è. È la domanda da un milione di dollari. È stato il massimo proprio, l'apice. Noi era dalla stagione 98-99 che la Lazio non è arrivata. No, nel senso che comunque non è stato fatto né un mercato, né degli upgrade, né comunque delle cose per migliorare quel secondo posto. Anzi, come dite voi, come fai a migliorare il secondo posto? Devi vincere lo scudetto. Appunto dico, no, vabbè, magari che ne so, arrivi ai quarti finali di Champions, cioè magari già è qualcosa, però comunque al di là di quello è ovvio che la Lazio, io mi aspettavo che quest'anno non potesse confermare il trend dello scorso anno, perché le altre squadre erano più pronte rispetto alla Lazio. Cioè se voi guardate, vabbè, la Juventus nettamente senza coppe è sicuramente tra le prime quattro, l'Inter non ne parliamo, il Milan ha speso 120 milioni, il Napoli ha vinto lo scudetto lo scorso anno, la Lazio dove la mettete?
La Roma ha preso Lukaku. Guarda, io ti dico subito, e lo sa Francesco Testimoni, io per i oltre 11 anni che ho fatto fra radio e televisione parlando di Lazio, ho sempre detto che con questa gestione societaria la Lazio è il sesto bacino per utenza, per tifosi, per monte ingaggi, per fatturato, e quella è la sua collocazione. Arrivare quarto o arrivare terzo, ma lo testimonia anche la gestione Lotito, che dal 2004 ad oggi sei andato in Champions League per 3 volte, quindi in 19 anni. Quindi cosa significa questo? Comunque in 20 anni di gestione, certo, saranno il ventennale. Quindi significa che la Lazio, come realtà di campionato, è quello. Il secondo posto dello scorso anno è stato sicuramente un evento straordinario rispetto a quello che è l'aspetto della Lazio. Poi più di quello è chiaro che non si può fare. Ci sono tante rotazioni in più sicuramente rispetto allo scorso anno, ma è ancora work in progress, almeno per questo discorso. Poi secondo me Sarri è un ottimo allenatore, è un grande insegnante di calcio su cui tanti giocatori possono crescere, ma secondo me la Lazio parte sempre per arrivare in Europa League. Quello che viene di più per andare in Champions significa che devono steccare una fra Milan, Inter, Juventus e Napoli, che in questo momento sono comunque le squadre che sono più attrezzate a livello di rosa, a livello di tutto, rispetto alla Lazio. Io sono d'accordo con te. Allora, lo scorso anno tu sei arrivato comunque secondo, mi sembra, con quanti punti? 74, una media molto bassa, perché comunque Napoli ha fatto il vuoto e tante altre squadre comunque hanno steccato, e tu ne hai approfittato avendo comunque la seconda miglior difesa del campionato, e giustamente sei arrivato secondo. Quindi questo è il discorso. Però è un evento straordinario. La Lazio parte, e lo dico sempre, per arrivare quinta, sesta. Poi tutto quello che viene in più è tanto di guadagnato, però è sempre una... Emiliano storce il naso, perché io lo conosco a memoria. Ma, attenzione a far... Io condivido sulla gestione societaria, e lo sai che io ogni giorno prego la notizia che qualcuno ci tolga questa sciagura che ci accompagna dal 2004, ma non facciamo passare questo messaggio. Nessuno chiedeva lo scudetto, nessuno, ma che la Lazio deve partire sesta, settima, dopo che è arrivata seconda, e è normale che perde 5 partite su 11, stiamo bene come stiamo. Cioè, qui nessuno voleva vincere lo scudetto. 5 partite su 11 ha perso la Lazio, 5 partite su 11, cioè siamo in una media che a fine campionato non so. Guarda, allora io ti dico, Emiliano, che contro Juve e Milan, ripeto, sono le sconfitte sono accettabili, sicuramente meno quelle con il Lecce e con il Genoa, sono quelli i punti che mancano, perché sennò altrimenti la Lazio avrebbe fatto un campionato. Ma perché devo accettare la sconfitta con Milan? Ok, ma contro la Juventus, che ieri è stata presa a pallonate dalla Fiorentina. Ma la Juve, no, d'accordo. Ci arriviamo a parlare della Juve. Ieri è stata una partita impietosa. Cioè, storicamente a Torino perdo, ma oggi con l'11 della Lazio e l'11 della Juventus, ma perché io devo perdere? Perché ci deve stare la sconfitta a Torino? Perché? Perché tu l'ultima volta che hai vinto a Torino il campionato è nel 2017. Allora, perché noi allora campiamo con la storia, e allora vabbè, ok. Questa è la realtà storica. Ti parlo di questi due, mentre quello che mancano sono sicuramente le sconfitte con il Lecce, con il Genoa e con il Bologna, che in questo momento, però, contro un Bologna che ha perso una sola partita ed è una delle squadre più in forma in questo momento. Io non voglio giustificare questo, poi magari il Bologna andrà a fine, però su 11 partite il Bologna ne ha persa solo una in casa con il Milan, ha fatto 10 risultati utili consecutivi. Ma quindi significa che comunque era una squadra difficile da affrontare, però allora se finiva con il Bologna 0-0 non avrebbe rubato nessuna delle due squadre, questo secondo me, perché veramente è stata una partita pietosa. Io l'ho vista bruttissima, con poche occasioni da gol. È stato bravo il Bologna, la Lazio non è stata in grado di reagire e ha vinto, ma meritatamente io dico di no, perché era una partita da 0-0 secondo me. Io dal campo ho avuto una sensazione bruttissima a Bologna, proprio una sensazione di una squadra proprio che non gliene frega proprio niente. Dico la verità, sensazione, io non mi perdo una partita da quando sono nato. Io una delle sensazioni più brutte ce l'ho avuta dal campo, vedendo dal vivo Bologna-Lazio, perché a me mi sono sembrati giocatori che stavano alla penultima di campionato a risultato acquisito.
E io sono preoccupato, dopo Bologna io sono preoccupatissimo. Però vediamo, io parto, succede sempre prima della Champions. Sono preoccupato da chi la gestisce la Lazio, quindi io già no, ma ragazzi, io credo, intervengo io, poi potete mangia. Continuare anche il dibattito tra di voi. Io credo che la verità sta a metà strada tra quello che dice Federico e quello che dice Emiliano, perché io non sono d'accordo con Fede sul fatto che la Lazio, perché la storia recita in un certo modo, debba per forza assestarsi tra il quinto e il sesto posto. È quella la storia, Francesco. No, aspetta, ci arrivo, no. Finisco il concetto. Allora, sono d'accordo con te, però c'è un però, nel senso che in un campionato dove tu arrivi secondo, poi lascia stare le dinamiche, ma ci arrivi, devi quantomeno ambire, non dico arrivare secondo e vincere lo scudetto, ma lottare fattivamente per il quarto posto, e le partite soprattutto con Lecce e Genoa sono partite che tu non devi perdere e devi vincere proiettandoti con quella mentalità lì, perché poi veniamo sempre al discorso di prima, quando magari l'upgrade non te lo danno i giocatori, te lo deve dare l'allenatore, magari Sarri, parlo del campionato non delle coppe, l'anno scorso è stato lui il valore aggiunto e quest'anno purtroppo no. Il fatto, ragazzi, che oltre a Milinkovic manca anche Immobile. Cioè Immobile, cioè, sempre col massimo rispetto per quello che ha fatto, io gli intitolerei lo stadio, fa parte della storia, però non avere più Immobile attualmente, speriamo che si riprenda già da domani, è un'assenza comunque pesantissima, secondo me anche più di Milinkovic. Allora ragazzi, al di là di questo, io voglio risponderti anche, e a proposito del discorso societario, questa è una cosa che io ribadirò fino alla morte e fino a quanto io trovo vergognosi i prezzi dei biglietti per andare a vedere la partita della Lazio. Allora, tu non mi puoi mettere una curva contro la Fiorentina a 40 euro in Champions League, 45 euro, quando ti stai giocando la morte, e domani ci saranno, dopo 21.000, ho letto i dati di oggi, ci saranno solamente 10.000 paganti, perché signori, ditemi voi, con una recessione economica come questa, come una famiglia di tre persone può spendere 90 euro, madre e padre, e poi magari ridotto, adesso non ricordo se era 30 o 35, per il figlio di under 16, spendere 112 euro per andare a vedere una partita in uno stadio dove non si vede niente, dove non puoi goderti la partita, non è uno stadio moderno, e in più devi andare a spendere questi soldi. Poi, quando il presidente Lotito dice e ribadisce che io non posso svalutare il brand, ma non lo deve svalutare, e non posso mettermi con i prezzi degli altri, ma 45 euro è uno schiaffo alla povertà. No, ma a parte lo schiaffo alla povertà, Fede. Scusami Francesco, fammi finire. E ti chiedo questo, perché i settori popolari devono avere prezzi popolari che tutelino comunque l'abbonato che a inizio stagione ha comprato a scatola chiusa e si è comprata la cosa, ma in questo momento serve lo stadio pieno, e naturalmente questi prezzi non fanno altro che allontanare i tifosi dallo stadio, perché ricordiamolo, e adesso mi metterò a fare questa cosa, io adesso vado a stabilire mediamente quanto spende un tifoso di Serie A per seguire la propria squadra in casa, in trasferta, per tutta la stagione. Rendiamoci conto che i tifosi devono stare al centro di questo progetto, perché i tifosi sono la vera anima del calcio, sono quelli che danno tutto, e l'esempio è di quel bambino che ha venduto la PlayStation per andare a vedere la partita a Boca Juniors, grande, è quello. Questa è l'essenza del calcio, e allora se si vuole capire questo, se si vuole riempire lo stadio, bisogna trovare altre politiche. Basta con questo discorso, perché un prezzo di curva a 45 euro è vergognoso. All'Olimpico, poi. Federico, sei stato fantastico, se mi sembravi, guarda, adesso questa era una cosa seria, ma quando facevi le telepromozioni, che io quando me le vedevo mi convincevi, mi hai praticamente convinto, però poi hai fatto bene anche a citare il bambino del Boca che si è venduto la PlayStation e il papà la moto, quella penso che sarà un video da tramandare ai posteri, che ci fa veramente capire quella è l'essenza del calcio, dell'amore per una squadra di calcio che va oltre ogni cosa, ma i tifosi vanno tutelati, perché i tifosi sono quelli che foraggiano l'intero sistema e vanno messi al centro del progetto sempre.